Andiamo avanti con il prossimo, qualche cuore vibrerà un po' di più, direi. Beh, a questo punto non posso che ricalcare quanto diceva Federico su Kobe Bryant. Dalzio Petrovic è stato una persona probabilmente psicologicamente tarata, non so come dire, nel senso che lui viveva assolutamente, totalmente, esclusivamente per la pallacanestro. Lui si esprimeva, tutta la sua personalità, il 100% della sua personalità si esprimeva solamente col pallone di basket fra le mani. Lui ha cominciato come il fratellino piccolo del fenomeno del Šibenika, cioè Aca, suo fratello Aca, che a livello giovanile spopolava in Croazia ed era una specie di mito, tanto che a 15 anni Mirko Novosel lo prese per il Cibona. E lui, che aveva 5 anni di meno, lo seguiva quando si allenava a Aca e gli portava i palloni, gli passava i palloni, e viveva nell'ombra di questo suo fratello famoso. E lui veniva considerato un poverino, uno che si dà da fare, il classico fratellino sfigato. Perché? Perché lui era nato con una malformazione alle anche, per cui da piccolo camminava tutto stortignacolo, tutto ancheggiante, infatti anche dopo da grande lui aveva questo tipo di corsa così da cowboy che sembrava fosse... No, lui aveva semplicemente una malformazione congenita, per cui da piccolo era brutto da vedere e non aveva assolutamente tiro, perché lo chiamavano Kamenko, cioè pietraio, nel senso che tirava tutto tiri senza direzione, e lui ha concentrato tutta la sua personalità nella pallacanestro. All'età di 10-12 anni ha cominciato a allenarsi 7, 8, 9, 10 ore al giorno, cioè praticamente aveva le chiavi della palestra, prima di andare a scuola andava un'ora a tirare, andava a scuola, andava, mangiava, faceva i compiti, dalle 3 del pomeriggio alle 8-9 di sera era in palestra a allenarsi, ogni santo giorno. Per cui lui faceva, non so, di mattina 1000 tiri, palleggio, passaggi, eccetera, palleggio, ball handling e tutto quanto. E dopo si allenava con i cadetti, con i juniores, con la prima squadra, e si fermava a fare ancora una sessione di tiro. Per cui era una persona assolutamente monomaniaca. Infatti lui, quando parlavi con lui fuori dal campo, era una persona assolutamente, come dire, catatonica, non parlava mai. Chiedevi buongiorno, sì, parlava regolare, finivi di parlare, si spegneva. Persona cortesissima, chiedevi qualcosa, era un pasta d'uomo. Appena aveva il pallone in mano diventava una tigre, diventava assolutamente una delle persone più odiate e odiose che ci fossero al mondo. Per cui lui è un caso assolutamente patologico quasi, è sensazionale come si possa, con la straordinaria forza di volontà, costruire un giocatore di basket. Dopo ovviamente lui aveva questa sua grandissima intelligenza, il suo grande istinto di tiro. Io dico sempre, voi non sapete cosa vi siete persi non veder giocare Dražen Petrović fino al 1984, fino al suo 20° anno di età, fino a che non era stata introdotta la linea del tiro da tre, quando penetrava, faceva le finte, il passo di incrocio, lo scarico, il dai e vai, era una poesia assoluta a vedere. Dopo quel tiro da tre, come ha detto anche Kičanović, è facile, cioè vai fuori, fai il tuo tiro normale, ti danno 3 punti addirittura invece di 2, inutile neanche che giochi. Per cui, e dopo è diventato specialista del tiro da tre. Questo ha detto Kičanović, Kičanović è intervistato, ma cosa pensi dell'introduzione del tiro da tre? È stata la morte del basket. Immaginate me e Mirza col tiro da tre, chi sarebbe andato sotto canestro a prendere botte? E col nostro tiro normale invece di 2 ci davano 3 punti, erano tirato da metà campo, era facile giocare, diventava tutto un tiro a segno e il basket non c'era più, come in effetti non c'è stato. Voglio dire, Dražen Petrović è andato in America solamente per dimostrare, non al mondo, a se stesso, di essere un grande giocatore di basket. E lui ha sofferto come un cane lì a Portland quando è stato messo in disparte, è arrivato a New Jersey, è diventato quello che è diventato, e diciamo così, in modo molto cinico, purtroppo la sorte ce l'ha tolto molto molto prima,
di quanto ce lo dovesse togliere, aveva 29 anni, se ci pensate, non aveva, e oggi sarebbe stato ancora un giovane, ma 29 anni sono tutti giovani, sono ancora dei prospetti, si faranno, però grazie a Dio era riuscito a dimostrare di poter essere un giocatore che sposta anche a livello NBA. La versione di Sergio è la versione di chi lo ha conosciuto personalmente, in qualche modo, cioè siete stati vicino e quindi questo tende a influenzare, nel senso che la persona incide sulla valutazione del giocatore. Io non ho avuto l'opportunità di conoscerlo, l'ho soltanto visto giocare e ho avuto un'autentica ossessione per questo. Pur avendo amato da morire Mirza Delibasic, perché penso che Mirza Delibasic fosse la sintesi della pallacanestro slava, cioè di una fantasia, di un'eleganza, di una bellezza, proprio una visione della pallacanestro totale. Oggi Mirza Delibasic, se ci fosse, avrebbe una squadra NBA che gioca per lui, perché veramente sarebbe l'evoluzione del basket europeo. Tanto premesso, io credo che per solo quando l'avrò visto giocare in campo, la definizione che diede di lui Enrico Campano, ovvero sia che questa era a qualche chilometro di distanza e a qualche centinaio d'anni di distanza la reincarnazione di Wolfgang Amadeus Mozart per come giocava. Da Drazen a Vlade. Beh, questo è proprio il prototipo del giocatore serbo, cioè, Vlade Divac non può non essere serbo. Com'è difficile giocare nell'NBA? Intervista. Beh, 15 giorni che ci andiamo alle Hawaii a allenarci, e lì si suda, quello è grave. Dopo comincia il campionato, ma dopo è facile, dopo si gioca ogni giorno, non ci si allena mai, in partita non occorre neanche saltare, fa bu, il loro nero salta e tu gli sei in sottomano, c'è problema. Questo è, come dire, questa è la mentalità proprio classica serba. Beh, cosa sono questi? Cioè, chi? Patrick Ewing? Chi sarebbe? Cioè, faccio una finta e faccio canestro quando voglio. Vlade Divac, lui è strano perché lui nasce in un paese, in una cittadina della Serbia più incredibile, cioè come dire, proprio nel cuore della Serbia storica, Prijepolje, in un paese dove la sua famiglia, sa come sono i paesi, soprattutto nel sud dell'Europa, dove c'è, come dire, una famiglia dominante che comanda, che produce sempre i maggiorenti della città, o il sindaco, il capo tribù, insomma, sono strutturati a livello tribale quasi, e la sua famiglia era appunto quella che comandava lì in città. E lui viene scoperto da allenatore serbo Bogojevic, poi suo figlio giocò per la Germania, che quando passò davanti a Kraljevo, dove era andato a visitare una nonna, era in vacanza, mi ha raccontato, cammina per la strada, entra, c'è un playground dove ci sono questi bambini che giocano, e ci sono questi bambini qua, e uno che è alto tanto più, e fa il playmaker, ordina, tu va qua, tu va là, palleggia, passa la palla, eccetera. Dice, lo chiama e dice, ma non ti vergogna di giocare con i bambini? No, ma sono i miei compagni di classe. Allora, domani vieni allenamento. E a 18 anni lui era già il centro titolare dello Sloga Kraljevo. Questo per dire che questo qua non aveva assolutamente nessun tipo di problemi di autostima. Lui era sempre convinto di essere comunque il più forte, come tutti i serbi del resto. I serbi sono sempre convinti di essere i più forti al mondo, non c'è discussione per loro, dal loro punto di vista. E niente, lui ha questo grandissimo talento, lui era in realtà un piccolo, col fisico anche abbastanza, come dire, tracagnotto, con un po' di pancetta, se non era allenato, classico fenomeno di natura, cioè un piccolo di 2,10 m, solo, più di lui era solo Sabonis, che era un piccolo di 2,20 m, ma per il resto come struttura fisica era uguale. Fisicamente, se Vlade avesse avuto anche un tantino di elevazione, se avesse saltato, diciamo, 60 centimetri invece di 20, probabilmente sarebbe stato
lui il più forte centro jugoslavo di tutti i tempi e non Krešo Ćosić. Piacciono tantissimo queste storie. Allora, io posso contribuire soltanto sulla parte americana, premesso che la prima partita in cui mi accorsi che faceva paura fu il ritorno della finale di Coppa Korać contro Cantù, che aveva vinto con Kent Benson l'andata, di una decina di punti a Cantù, ne prese 25 al ritorno al Partizan, e lui giocò come uno che sarebbe stato in Europa per poco tempo. L'ho visto tante volte negli Stati Uniti. Le due cose che mi impressionavano erano: A, era l'unico che aveva il permesso di fumare in corridoio, che in Stati Uniti non si può fumare, e lui si faceva un pacchetto. Due, li aveva tutti in mano. Cioè, credo avesse un'intelligenza relazionale fuori dalla media, perché tutti nella capitale dello stato della California facevano quello che diceva lui. In una squadra dove c'era, si fa come dice lui, il vecchio spirito del padre e del campetto, applicato però ai Sacramento Kings, che andarono sostanzialmente a un tiro di Stojakovic da vincere il titolo, perché poi avrebbero vinto la finale.